Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una ricetta napoletana per eccellenza, il Danubio salato. Questa ricetta risale al periodo nel quale la zia materna austriaca del famosissimo pasticcere napoletano Mario Scaturchio decise di creare questa meraviglia in suo onore. È un insieme di tante palline di pan brioche lievitato ripiene di qualsiasi cosa. Di solito vengono riempite di formaggi affettati. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina manitoba, 75 g di burro morbido, 7 g di lievito secco, 230 ml di latte fresco intero, 3 tuorli, 12 g di sale e un cucchiaino di zucchero. Per prima cosa procediamo con la creazione del nostro lievitino e per prima cosa mettiamo in una ciotolina 100 ml di latte tiepido dai totali, aggiungiamo il lievito e anche lo zucchero. Mescoliamo tutto leggermente, aiutandoci con un cucchiaio. Poi iniziamo ad aggiungere la farina, poco alla volta, mescolando sempre continuamente. Finita di aggiungere tutta la nostra farina, copriamo la ciotola con pellicola alimentare trasparente e la lasciamo lievitare nel forno spento, solamente con la luce accesa, per 40 minuti, un'ora. Passati 40 minuti abbiamo preso una ciotola bella capiente. Ci mettiamo dentro la nostra farina, i 400 g, perché 100 li avevamo utilizzati per il lievitino. Guardate com'è venuto bene dopo 40 minuti di lievitazione. Adesso, aiutandoci con una palettina, molto delicatamente, lo mettiamo sopra il solco che abbiamo fatto nella farina. Esattamente. Poi aggiungiamo i tuorli. E il latte poco alla volta. Nel frattempo mescoliamo. Dopo aver aggiunto tutto il nostro latte, mettiamo anche il sale e continuiamo a mescolare per bene. Raggiunti a questa consistenza, trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro, togliamo tutta la farina dalla ciotola, lo mescoliamo un pochino e iniziamo ad aggiungere il nostro burro morbido poco alla volta. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Quando avremo finito di aggiungere tutto il nostro burro, dobbiamo continuare a lavorare il nostro impasto per 10-15 minuti, finché non diventerà bello liscio ed omogeneo. Dopo 10 minuti di lavorazione creiamo una palla con il nostro impasto, in questo modo. Poi prendiamo una ciotola bella capiente che abbiamo già oleato. Facciamo arrivare l'olio dappertutto, anche sul nostro impasto. Copriamo il tutto con un foglio bello abbondante di pellicola alimentare trasparente e lasciamo lievitare il nostro impasto nel forno, spento, solamente con la luce accesa, per un'ora. Passata l'ora di lievitazione, togliamo la pellicola alimentare trasparente dalla nostra ciotola, prendiamo l'impasto, lo trasferiamo sul piano di lavoro. Lo stendiamo leggermente fino a formare una specie di rettangolo, in questo modo, e applichiamo 4 pieghe, così, e siamo a 2, 3, 4, ed ecco qua. A questo punto formiamo una palla, riprendiamo la nostra ciotola, ci mettiamo dentro il nostro impasto, lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo tutto a lievitare in forno spento solamente con la luce accesa per altre 2 ore. Mentre il nostro impasto sta lievitando, vediamo insieme gli ingredienti per il suo ripieno. Questa è una cosa totalmente a piacimento e noi vi vogliamo fare vedere i nostri abbinamenti, che sono 3, cioè pecorino nocerino, olive taggiasche e pomodorini secchi sott'olio. Il secondo abbinamento è taleggio e prosciutto cotto. Il terzo abbinamento è formaggio camoscio e speck.
Noi vi consigliamo di non utilizzare ingredienti che rilasciano acqua, come per esempio la mozzarella, perché vanno ad afflosciare il nostro impasto. E dopo 2 ore di lievitazione abbiamo tirato fuori dal nostro forno l'impasto, che adesso con molta delicatezza trasferiamo sul piano di lavoro. Lo stendiamo leggermente aiutandoci con le mani. Formiamo una specie di rettangolo, poi lo avvolgiamo su se stesso, proprio in questo modo, e formiamo un rotolone. A questo punto, aiutandoci con un taroccolo, andiamo a dividere in 20 parti uguali. Noi abbiamo ottenuto 20 mucchietti di impasto da 40 grammi ciascuno. Adesso andiamo a creare delle palline e le mettiamo da parte. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio del nostro Danubio. Come potete vedere, abbiamo coperto tutte le palline di impasto da 40 grammi e adesso andiamo a riempirle. Le prendiamo, le schiacciamo leggermente aiutandoci con le mani e le riempiamo in modo casuale, come ci capita, con i ripieni già scelti. A questo punto, come potrete notare, andiamo a chiuderlo. Prendiamo i 2 lati, poi gli altri 2 al contrario, schiacciamo tutto fino a creare un fagottino. Proprio in questo modo, creiamo una pallina e continuiamo a riempire tutta la nostra teglia a spirale. Ora ragazzi, vi dobbiamo dire qualche cosina. La prima è che le palline di Danubio non devono stare attaccate, devono essere leggermente distanziate, come potete vedere. Durante la lievitazione gli spazi vuoti si dovranno andare a riempire. Ultima cosa, la nostra teglia misura 33 cm, ma va benissimo anche una teglia da 28. Infine lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora o fino al raddoppio. Dopo un'ora e mezza di lievitazione abbiamo tirato fuori dal forno il nostro Danubio, l'abbiamo spennellato per bene con albume d'uovo e adesso, per dargli un aspetto più rustico, aggiungiamo semi di sesamo e di papavero. Fatto ciò, cuociamo il tutto a forno normale, già caldo, 180 gradi per 35-40 minuti, ossia fino alla doratura. E dopo 40 minuti di cottura abbiamo tolto fuori dal forno il nostro Danubio e adesso l'abbiamo appoggiato su una griglietta e lo lasciamo raffreddare qualche minuto. Ma guardate com'è venuto bene il nostro Danubio, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Là. Questa è la struttura che ha al suo interno. E guardate l'interno, ragazzi, guardate il formaggio che fila, bello pieno, lievitato. Proprio una cosa meravigliosa, ragazzi. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di un Danubio. Io non ho voluto che diventasse completamente freddo perché io lo adoro caldo. E visto che l'abbiamo aperto, ne approfitto. Ragazzi, è veramente qualcosa di meraviglioso. È cotto perfettamente, si scioglie in bocca, è morbidissimo, saporito al punto giusto, si sente perfettamente il formaggio mischiato all'affettato. Proprio ragazzi, è qualcosa di pazzesco. Poi farete un figurone in tutte le feste, perché ogni pallina, visto che è un ripieno diverso, sorprenderà i vostri invitati e li renderà felicissimi. È una ricetta assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!